Ok, e cos'è, o meglio, che cos'era il mio tempo? Era un tempo in cui le persone potenti pensavano di poter occultare i propri segreti ed erano disposte davvero a qualunque cosa per tenerli nascosti. Quei giorni sono finiti, andati. E ora viviamo in un'era post-copertura, post-cospirazione, se preferisce. E non dubito che i giovani d'oggi troveranno un'etichetta accattivante. Posco, una cosa così, diranno, oh, è così, Posco, le farà desiderare di essere morto davvero. Il mondo del dissesto. Con il gioco di parole il mondo del dissesto intendo l'atto di modificare un equilibrio naturale tra i fattori costruttivi di un ambiente con conseguenze disastrose. Il termine dissesto non l'ho scelto a caso, ma penso che sia il termine più opportuno ad abbracciare tutti i campi in cui questa operazione sta avendo luogo, sia in campo economico, sociale, ambientale, politico e via discorrendo. È qualcosa che mira a creare uno stato di disordine, e questo stato di disordine è il momento cruciale per un nuovo ordine. Quello che sto dicendo è che siamo di fronte a operazioni di multidominio. Un attacco cibernetico può arrivare a causare danni paragonabili a quelli di un attacco armato e quindi diventare un caso di difesa collettiva. Siamo di fronte a un campo di battaglia in cui ci sono operazioni militari che hanno obiettivi multidimensionali. Queste ultime parole sono parole non mie, ma che vengono utilizzate proprio in campo militare. Ci sono attori non statuali, entità non governative, capaci di avere un ruolo determinante, se non paritetico, negli equilibri delle controversie internazionali, influenzando opinioni, masse e interessi economici, a volte più dei governi stessi. Nell'ambito di cornici statuali fragili, caratterizzate da istituzioni deboli, sono andati diffondendosi attori non statuali che hanno condotto e potranno rinnovare anche in futuro attività insurrezionali, terroristiche, criminali, di sabotaggio, sovversive e anche di offesa cibernetica nei confronti degli stati. L'ho fatto io. E la mia nuova piattaforma Notizie Super False presenta dei fatti reali, ma in modo da garantire che nessuno ci creda mai. A quale fine? Un fine devastante. La rivoluzione digitale e l'avvento dei social media e di tutti gli altri canali di comunicazione digitale hanno profondamente rivoluzionato il mondo dell'informazione, soppiantando di fatto tutti gli strumenti precedenti e aprendo il mondo della comunicazione a una nuova schiera di attori che veicolano i loro messaggi e contribuiscono talvolta in maniera determinante a orientare l'opinione pubblica e ad alimentare il dibattito politico. Appare evidente come in un contesto come quello attuale, il centro di gravità per l'avversario sarà il modo di pensare della popolazione, sia in termini reali che virtuali. Non più programmare le menti, ma far scegliere spontaneamente un comportamento piuttosto che un altro, attraverso una strategia informativa e cognitiva chiara e precisa. Ha ragione, non posso controllare le menti delle persone, anche se è venuto fuori che non serve davvero. Serve solo che alcuni credano che sia possibile. E così avrà sparso il seme dell'incertezza.
In fondo basta avere un computer portatile. Quindi si riduce a questo la diffusione in rete della disinformazione? Può darsi. Sa, il nostro attuale presidente una volta ha detto una cosa molto profonda. Ha detto: nessuno lo sa per certo. La pervasività dell'ambiente informativo, con particolare riferimento alla sua dimensione digitale, necessita quindi di un approfondimento che consenta di comprendere le principali problematiche legate alla sua gestione. La manipolazione dell'informazione potrebbe rappresentare un fattore strategico nelle mani di chi saprà usarlo. Da un lato potrebbe essere utilizzato per provocare divisioni e fratture in quegli stati a debole identità nazionale o a forte instabilità interna, aprendo la via ad iniziative di penetrazione economica e/o militare. Dall'altro potrebbe aumentare attriti tra stati per favorire altre potenze, che si avvantaggerebbero dello scontro innescato, oppure facilitare la disgregazione di organizzazioni multinazionali. Tale fiducia diviene il target delle capacità offensive, informative, cognitive dell'avversario. Pare quindi evidente come la capacità di comprendere l'ambiente informativo e le dinamiche correlate diventerà sempre più un elemento di alto valore strategico. Purché la verità venga a galla. A nessuno interessa che la verità venga a galla, perché il pubblico non sa più che cosa si intenda con la verità. Che vuol dire? Ah, che nessuno conosce più la differenza tra quello che è vero e quello che è falso. Esiste comunque una verità oggettiva, una realtà oggettiva. E allora? Prenda questo effetto Mandela, ad esempio. Beh, ai vecchi tempi non sarei mai venuto da lei ammettendo che sì, posso cambiare la memoria collettiva delle persone. E questo vorrebbe dire che posso controllare il passato. E se è così, come disse una volta Orson Welles, chi controlla il passato controlla il futuro. È stato George Orwell a dirlo. Beh, per ora forse. Comunque, la questione è che io posso dirle tutto questo alla luce del sole. Perché tanto non importa quanti lo sanno. Non capiranno mai se potranno crederci o meno. Non credo a una sola parola di quello che dici. Bene, credo a ciò che vuole. In fondo è quello che fanno tutti al giorno d'oggi. Mi sta solo dando ragione, sciocchino. La pervasività dell'ambiente informatico e gli sviluppi tecnologici nel comparto delle neuroscienze stanno estendendo la portata della competizione nella dimensione cognitiva, tanto che le funzioni PsyOp e InfoOps, pedine fondamentali del contrasto della minaccia esplicita fino ad ora, potrebbero con il tempo evolvere in uno stato maggiormente integrato e omnicomprensivo, tradotto in quel concetto di cognitive warfare, inteso quale nuova modalità di confronto permanente che mira ad attaccare la sfera delle convinzioni e delle opinioni di una popolazione, con lo scopo di destabilizzare la coesione, la sicurezza e la prosperità di una nazione. In particolare, la cognitive warfare impiega campagne di disinformazione ed immensi flussi di fake news potenzialmente supportati da sistemi di intelligenza artificiale per disarticolare un processo decisionale, indebolire la coesione interna, erodere la fiducia nelle istituzioni democratiche e generare dubbi e indecisione per perseguire un piano ideologico, svuotando di significato elementi identitari della popolazione. In tale contesto, i rapidi progressi delle neuroscienze e delle sue tecnologie stanno suscitando sempre maggiore interesse per un potenziale uso di questi strumenti e metodi per esercitare influenza e potere sulla scena globale. L'impiego di sistemi basati su intelligenza artificiale sviluppati in ambienti simulati per testare la capacità di un obiettivo di rispondere a una crisi o per validare l'efficacia di decisioni strategiche e operazioni militari in un contesto globale
potrebbe consentire al potenziale aggressore di occultare la propria identità e agire direttamente contro un obiettivo specifico, destabilizzando l'opponente e impedendone la risposta attraverso, solo per citare qualche esempio, la sollevazione di movimenti di protesta popolare o autodeterminazione. In tale contesto, le democrazie occidentali risultano più esposte a questo tipo di rischio rispetto ai sistemi autoritari. È pertanto necessario un approccio di wall of government, che attraverso una stretta collaborazione tra dipartimenti e agenzie per il raggiungimento di obiettivi comuni, consenta di mitigare il rischio derivante da questa nuova frontiera di competizione. L'ascesa degli influencer come una nuova forma di intrattenimento di massa segna una grande rivoluzione e offre un appoggio alle operazioni di multidominio. Questa nuova struttura dello spazio pubblico si presta a manipolazioni impossibili nell'età della televisione, della radio e perfino dei siti internet e blog. Quindi, in questo modo si può usare una rete di influencer per parlare a segmenti ben caratterizzati di pubblico, un target, spesso più fragili e meno strutturati a resistere alle tecniche di persuasione e di condizionamento, che possono quindi dettare preferenze in termini di consumo, politiche e all'apertura di finestre di Overton.